Nel 2013 Sara ha scoperto di aver contratto l'infezione da HIV. Allora aveva 27 anni e, in modo del tutto inaspettato, ha scoperto di essere sieropositiva da 2 anni, senza alcuna avvisaglia e senza avere alcun sintomo. Ero finita in ospedale per una polmonite, non si capiva che cosa potesse essere. Il medico era molto allarmato, mi disse potrebbe essere un tumore perché continuo a prendere antibiotici ma non fanno effetto. A quel punto i medici le suggeriscono di fare un test dell'HIV. Sara consente senza problemi e convinta di aver fatto sempre sesso in sicurezza. L'esito però la spiazza. Il medico mi disse che ero risultata positiva, ma che avrei potuto curarmi. Ricostruendo i fatti, Sara pensa di aver contratto l'infezione durante una relazione avuta con un partner, ma non è mai riuscita ad avere una conferma perché quando ha scoperto di aver contratto il virus aveva già chiuso quel rapporto da 2 anni e interrotto qualsiasi contatto con quel ragazzo. Dal test risultava che avevo una carica virale molto alta. Conoscevo bene la malattia perché mio padre, che è morto nel 1992, era sieropositivo. Era bisessuale, aveva deciso di lasciare mia madre, con lei poi sono rimasti molto amici. La malattia di mio papà è stata dura perché allora non c'erano ancora le cure. Sono arrivati poco dopo i farmaci giusti. Per me la diagnosi è stata come una sfida. Mi sono detta, papà non ce l'ha fatta, io ce la devo fare. Non posso dare un altro dolore alla mia famiglia. Sara inizia le cure e nel giro di un mese la carica virale torna bassissima. Oggi lavora, è un'impiegata amministrativa. In questi anni non si è preclusa nulla. Ha fatto carriera passando da una multinazionale all'altra. Non si è mai fermata. Vive da sola, ha comprato una casa ed è autonoma al 100%. Non assumo droghe, non faccio abuso di sostanze, fumo alcol. Giusto qualche cocktail quando esco con gli amici. Prendo semplicemente una pastiglia al giorno e la vita procede tranquilla dal 2013. Quello che mi sento di dire a chi oggi ha una diagnosi è che abbiamo una vita sola, che va goduta al 100%.